Tutti insieme stiamo lottando per un obiettivo importante e credo che oggi abbiamo raccolto meno di quello che avremmo dovuto, anche se effettivamente sul piano del gioco e dell'intensità non è stata la migliore triestina, ma ci poteva stare per la tensione, per l'atteggiamento del Piacenza. Una partita difficile sul piano fisico e tecnico, con il Piacenza che si è arroccato in difesa chiudendo gli spazi. Un pareggio che va stretto alla Triestina, che con una vittoria poteva allungare in classifica e accorciare il divario con la quintultima. Ma io era da lunedì che dicevo che la tensione poteva giocare brutti scherzi in qualche ragazzo è successo. Mettiamoci poi gli spazi ridotti al minimo perché loro hanno giocato 90 minuti arroccati là dietro e quindi ci poteva stare il tutto. Poi pronti via nel riscaldamento abbiamo perso Crimi, abbiamo dovuto modificare. Durante la gara le ammonizioni ci hanno costretto a modificare alcune idee che avevo in testa. Tra primo e secondo tempo Rocchetti non è stato bene, abbiamo dovuto sostituirlo, per cui posso solo ringraziare i ragazzi. Per l'ennesima volta hanno tirato fuori, permettetemi, gli attributi. Matteo Piacentini ha messo una pezza su una partita diventata complicatissima, segnando il gol del pareggio, dopo che la squadra avversaria era rimasta in 9 uomini a causa delle due espulsioni. Abbiamo sofferto i primi minuti, ma dopo abbiamo reagito bene, li abbiamo schiacciati alla fine a lavorare. Poi ovviamente al secondo tempo, con l'inferiorità numerica, ancora di più, e forse potevamo sfruttare altre occasioni, però. Cioè, secondo me sono chiusi molto anche loro, sono abbassati molto, si sono difesi bene ma molto bassi, quindi era difficile beccare le spalle, dovevamo fraseggiare forse più tra le linee e abbiamo cercato forse troppe palle lunghe, però come ho detto prima la partita è difficile da interpretare e alla fine è andata meglio di come poteva andare.